In tanti che hanno avuto una diagnosi di spina calcaneare, magari hanno fatto una lastra e dal referto hanno letto presenza di spina calcaneare, si chiedono come fare per rimuovere questa spina che gli sta provocando questo dolore atroce sotto al tallone. La mattina quando ci svegliamo, neanche a parlarne, ci vorranno molti minuti prima di poter camminare, e soprattutto una difficoltà importante, perché questo tipo di problematica, come avrei provato e visto da solo, non risponde agli antinfiammatori. Magari dà un leggero sollievo l'antinfiammatorio per alcune ore della giornata, ma poi il dolore ogni mattina tende a tornare inevitabilmente, e soprattutto molto spesso non risponde anche a molte delle terapie di tipo fisioterapico. Molte persone dicono di aver fatto degli ultrasuoni, anche delle onde ad urto o anche della tegarterapia, e non hanno trovato alcun tipo di risultato perché hanno questa spina calcaneare che gli sta dando fastidio. Ecco che, come prima cosa, pensi ad una spina e dici: ci sarà qualcuno che mi può operare o qualche terapia che può andare a frantumare questa spina calcaneare? In questo video vedremo appunto come approcciarci alla spina calcaneare, appunto, e come poter gestire al meglio questa problematica. Mi sono reso conto in questo periodo che il canale è cresciuto tantissimo, ma molte delle persone che ci guardano non sono iscritte al nostro canale. Sbagliato, perché è assolutamente gratuito, e iscriversi al canale è molto importante per te, per non perdere tutti i video che preparo settimanalmente, e per noi ci aiuta a crescere e a dare uno stimolo a produrre sempre contenuti di qualità come questo. Mi raccomando, quindi iscriviti al canale e soprattutto metti like se ti piace questo video. Inoltre, qui sotto nei commenti fammi sapere la città da cui ci stai guardando, perché magari potrò suggerirti eventualmente un professionista come me che gestisce le problematiche del piede proprio nella tua città. Tornando al piede, ora vorresti che io ti dicessi: guarda, ho un laser fotonico in grado di penetrare nel tuo piede, frantumare la tua spina e ridarti una deambulazione corretta. Purtroppo non lo ho, ma non io, non ce l'ha nessuno, e il problema sta nel fatto che l'attenzione che dobbiamo, diciamo, dare alla tua problematica al tallone non è indirizzata a questa benedetta spina calcaneare. Perché? Perché la spina calcaneare è un'esostosi, ovvero una nuova formazione ossea, che di per sé non fa male, l'osso non fa mai male. Fanno male invece le strutture che si inseriscono subito sotto, ovvero la fascia plantare, o nel caso parliamo di uno sperone calcaneale, quindi posteriore, il tendine del tricipite surale, ovvero del tendine d'Achille. Ecco, quelle strutture molto spesso faranno male, ma nel tuo caso specifico la nostra attenzione non dovrà essere dedicata alla spina calcaneare, ma alle cause che portano a sfruttare, ad infiammare le strutture che si inseriscono proprio in quel punto. Voglio essere chiaro, quindi la spina calcaneare non fa male, o meglio, fanno male le strutture adiacenti. Ora, giustamente ti starei chiedendo: ma Davide, ti sei impazzito? Mi hanno detto che ho una spina calcaneare. Ecco, il problema è questo, è che non so per quale motivo, sinceramente, ma chi ha dato il nome a questo tipo di patologia ha sbagliato, perché quando parliamo di spina pensiamo ad un qualcosa che è verticale sotto al tallone, e quindi giustamente dici: togliamo questa spina. Se tu vedi la lastra, effettivamente però una spina calcaneare è una neoformazione orizzontale al piano, quindi non è una spina che sta spingendo sotto al tallone, ma sta assolutamente parallela al piano d'appoggio, e quindi non è lei che fa male. Se ci troviamo di fronte ad una fascia plantare accorciata o dei muscoli accorciati che passano in quella zona, il corpo, come sempre, cerca di bloccare. E come lo fa? Ci mette del calcio. Immagina se ad esempio sbatti un gomito, la prima cosa che fai è portarlo al tronco e lo cerchi di tenere fermo. È un gesto naturale. Il nostro corpo fa esattamente lo stesso. Quando c'è una zona che si muove troppo, oppure è infiammata, tira troppo, bene, che cosa fa? Ci mette calcio per andare a bloccarlo. A livello del tallone, a livello quindi dell'inserzione della fascia plantare, che cosa fa? Ci mette calcio e si viene a formare come magari come quello che trovi all'interno di una caverna, ovvero quelle formazioni verticali. Ecco, crea una nuova formazione ossea, e che però non è espressione del problema nel momento, perché quella si è formata in tanti anni di deambulazione non corretta. La lastra l'ha soltanto messa in evidenza, ma
ma non è, ripeto, lei che crea il problema. Ok, quindi mi stai dicendo che la spina calcaneare non è lei la causa del problema, ma ti sei impazzito? O meglio, come pensi di risolvere questa problematica? Come sempre agendo sulle cause che stanno spingendo alla creazione del dolore, non all'ultimo anello della catena, che è appunto lì quel tallone che è dolente. Il problema della medicina moderna è che purtroppo cura esclusivamente il sintomo e non si preoccupa minimamente della causa che sta generando il sintomo, perché noi abbiamo sempre più fretta, voglia di guarire in meno tempo possibile. È molto più semplice prendere magari un antinfiammatorio, ma come avrei visto in questa patologia, purtroppo questo genere di terapie non funzionano. L'approccio che utilizzo nel mio studio per curare questo tipo di patologie è molto semplice. Si deve porre attenzione sulla mobilità del piede, mobilità della caviglia, del ginocchio, dell'anca e della colonna. Si va quindi alla ricerca di quello che sono delle ipomobilità e soprattutto degli squilibri posturali, che sono quasi sempre presenti. L'attenzione successiva si fa direttamente sui tessuti molli, e il trattamento del polpaccio è sicuramente un trattamento importantissimo. Si fanno dei veri e propri massaggi con le mani o eventualmente anche con degli strumenti IASM, e si cercherà quindi di decontrarre la muscolatura e andare a dissipare i cosiddetti trigger point. Ti posso assicurare che ne troveremo tantissimi di dolenti proprio andando a trattare, o potrei rendertene conto da solo andando a toccare e palpare il tuo polpaccio, perché lo sentirei probabilmente duro e rigido. Inoltre si utilizzano delle tecniche di tipo strumentale, e la più famosa e diciamo conosciuta è sicuramente quella delle onde d'urto, associate spesso a del laser nodimio-YAG, che sono molto efficaci per trattare la parte proprio strutturale infiammata, quindi parlo della fascia plantare, e andando a generare una vascolarizzazione in questa zona e un allontanamento di quello che è l'edema. A questi io associo sempre anche dei campi magnetici CMF, che sono molto efficaci anch'essi a ridurre l'edema e a sfiammare in maniera importante un tallone che in certe situazioni presenta anche un edema della spongiosa calcaneare. Ho fatto un video proprio su questo e che ti allego qui sopra. Tutte queste terapie, quindi terapie manuali, terapie strutturali, quindi di tipo osteopatico, e trattamenti di tipo fisico, come abbiamo visto, laser, ultrasuoni, tecar, onde d'urto, chi più ne ha più ne metta, sono tutti efficaci, ma vanno eseguiti in maniera contemporanea, con un obiettivo terapeutico ben preciso, perché a me non interessa risolverti il problema dal punto di vista del sintomo, mi interessa che il tuo problema non si ripresenti in futuro, altrimenti basterebbe fare un'infiltrazione, come probabilmente hai anche già fatto, che però ti ha risolto soltanto localmente per poco tempo, e il problema si è ripresentato, guarda caso, perché non ha lavorato sulla causa ma esclusivamente sul dolore. Ci ha messo del cortisone e in certi casi ci toglie il dolore, in certi casi il dolore si ripresenta dopo qualche mese. Mi rendo conto che ti sei stancato o stancata di questa situazione, stancata magari di spendere un sacco di soldi in terapie spesso inutili, e vuoi risolvere il problema in maniera efficace. Se sei di Roma ti aspetto per una valutazione della problematica in uno dei nostri studi, per creare quindi un piano terapeutico specifico e assolutamente personalizzato per il tuo caso. Se invece non sei di Roma, fammelo sapere qui sotto nei commenti, perché magari potrò suggerirti nella tua città un professionista che potrà curare la problematica a 365 gradi e soprattutto più o meno nella mia stessa modalità. Fammi sapere inoltre qui sotto nei commenti se ci sono delle domande a cui mi farà piacere risponderti nel più breve tempo possibile. E niente, spero che questo video sia stato utile per te, ti aspetto quindi al prossimo video. Ciao!